Direi che YouPorn ha cambiato la vita di tante persone, noi compresi. L'ha cambiata grazie a un altro strumento fondamentale, ovvero internet. L'abuso o comunque la facilità di accesso al sesso insieme all'esistenza di internet ha creato un mostro ingovernabile, che è appunto YouPorn e naturalmente tutti i siti simili a YouPorn, che tutti quanti noi conosciamo, le alternative. In tal senso tutto è cambiato da quando ciò esiste, perché è davvero cambiata la fruibilità del sesso in casa. Non c'è più bisogno di uscire, banalmente, di fare telefonate, di mettersi d'accordo con chi che sia. Il sesso, almeno per quanto riguarda il sesso visto, insomma, fruito attraverso l'occhio e la mano, in un certo senso, in tal senso YouPorn è stato una scoperta copernicana, è stata qualcosa che si è introdotto nelle nostre vite con la stessa penetrazione, mi perdoni il gioco di parole, del telefono o della radio o della televisione. Avere la possibilità di avere in casa una specie di cassa, di strumento che pigiandola vomitava fuori tonnellate di videoporno, di filmati divisi per categorie, caricate da altre persone che non eravamo noi, quindi neanche prenderci la briga di farli noi, cioè pronti per essere usufruiti, è stata veramente una pietra miliare del godimento personale di tutti i tempi. Più è come se più delle videocassette di un certo periodo della nostra vita, più è come se più dei giornaletti, per i motivi che abbiamo detto, la fruibilità, la facilità d'accesso. Naturalmente questa facilità di accesso ha anche condotto a conseguenze negative, psichiatriche, di disagio. Non tutti sono persone sane, tra virgolette. Questo abuso, questa grande accessibilità del mezzo può portare a difficoltà davvero psichiatriche. Nel libro che ho scritto ve ne sono raccontate diverse, grazie all'apporto di psichiatri, psicoterapeuti, esperti di disturbi cognitivi dovuti a dipendenza da sesso e da internet. Nel libro si spiega bene come l'abuso di questa roba qua possa essere veramente pericoloso. Ma in assoluto, laddove non vi siano personalità a rischio o comunque soggette a particolari sensibilità, viva il porno, viva internet, viva YouPorn, viva, insomma, la masturbazione anche compulsiva, volendo.